a tutti, abbiamo iniziato molto bene, non so se ce la farò a raggiungere la sufficienza. Sono Michele Cosentino, sono cantautore, la mia canzone più famosa si intitola Amore, vuoi che ci mettiamo una punta di miele sui capezzoli e andiamo nel bosco a farci leccare dagli orsi? Amore, sto facendo un disco nuovo, dovrei comprendere un po' di canzoni nuove, come ad esempio Sono troppo alta per cagarti, scollati, La ragazza che riposava sul pavimento pelvico, Sono stata molto bene con te ma non vediamoci mai più, e poi sono canzoni sui rapporti quelli un po' brevi, ad esempio una si titola Il sesso come esercizio muscolare, uno, c'è la pausa, uno, basta. Sto facendo gli open mic perché così provo i pezzi, ascolto storie, vedo gente, eh? So che gli open mic ci sono i comici, bravi, cattivi, eh? E poi sono le femministe. Molto bene. Ci sono le femministe? Chi sono le femministe? Le femministe sono come le donne ma cattive. E ti spiegano come devi tornare a casa ultimamente. Se trovi una ragazza alle 2 di notte sul tuo stesso marciapiede, la vedi, devi cambiare marciapiede. Dici, ma io veramente devi cambiare marciapiede? Ma non sto facendo, devi cambiare marciapiede. Ma io veramente abito qua, sono arrivato, mi viene la scena. Ero sceso a buttare l'immondizia. Allora, attraverso il cambio di marciapiede fai due passi e ne arriva un altro. Ma che cazzo ce l'avete con me, no? E poi, se tu le becchi tutti e due, a un certo punto a metà strada, sembra che non sai chi devi violentare prima. Che cazzo? Allora diciamo che faccio giro di isolato, stasera vai indietro, fai due passi e ne arriva un altro. Che cazzo è scaccomato questo? Mia ex era femminista, era molto carina, molto impegnata, nell'intimità mi diceva baciami dove non sono mai stata baciata, a Pinerò. Finita male, purtroppo può succedere. Mi piaceva fare massaggi, si faceva fare massaggi, ci sono tre tipi di massaggi, scoperto, massaggio normale, massaggio anticellulite con vendaggio, un massaggio anticellulite normale. Quello difficile è il massaggio anticellulite con vendaggio, dove arriva il cinese, si mette la band. Ah, oh, dove segniamo il massaggio? Vieni qua, stai parlando? E poi, mentre fai il massaggio, ti puoi fare anche la ceretta al linguine. Gli uomini non fanno la ceretta al linguine perché non hanno linguine. Quindi vai tranquillo. Ci sono quattro tipi di ceretta al linguine. C'è la mengone, praticamente dai una leggera spuntatina fino a che raggiungi la consistenza della barba di Mengoni, che da qualunque punto sei puoi guardarla e dire minchia, Mengoni, lui parla. Poi c'è la moicana che la c'è sulla cresta, puoi fare anche poi c'è la brasiliana e poi c'è la siciliana. La siciliana praticamente la c'è solo un piccolo ciuffo di peli a forma di Sicilia, con vicino una signora che dice buttala, perché nel mio quartiere, aspetta, se mi dimentico tutto, il mio quartiere ragazza era molto ricca e il mio quartiere era molto povero, succede, quindi ci sono stati questi problemi di comprensione. Eravamo molto poveri, nei negozi non c'era Kinder sorpresa, c'era Kinder senza sorpresa, era Kinder realtà. Poi qualcuno dice, vabbè, eravate poveri, però eravate un vantaggio, eravate poveri ma belli. No, eravamo poveri ma brutti. Ce n'era uno che era veramente, era così brutto che da bambino la mamma lo allattava con la cannuccia. Quando è cresciuto, essendogli mancato l'affetto iniziale, andava con le signorine a pagamento. Solo che era così brutto che quando lo vedevano le prostitute dicevano, no, sto aspettando mio marito. Quando andava a cena, anche con la fidanzata che aveva trovato dopo un po', la mancia la davano a lui. Comunque il mio quartiere c'era l'oratorio, andavo all'oratorio, c'era una Bibbia tradotta per noi per farcela capire, è più semplice, del tipo che era, e Gesù camminò sulle acque e Giuda diceva, che bella roba. Poi siamo cresciuti, grazie. Abramo apre un mulino per il figlio e dice, è farina del mio Isacco. Anche questa è una cagata per noi del quartiere. E poi c'era un piccolo dubbio che noi avevamo, chiedevamo sempre al tipo che ci spiegava, al prete, o c'era il vice del prete. Ad esempio, su Pietro, tu sei Pietro, io fonderò la mia chiesa su te, che sei la mia pietra. Boh, se mi si chiamava Stefano, era una Stefanel, si chiamava Michele, fondava Michelin. Se si chiamava Vanessa, fondava Evan Allen, faceva i cazzi suoi.
Comunque io devo ammettere che ogni tanto prego, però solo quando ho veramente bisogno. Mi vergogno, non si dovrebbe far genere pregare sempre. Io prego solamente quando ho bisogno, infatti chiedo. Ti prego, adesso so che non dovrei, ma salvami, salvami, ti prego, mi vergogno, Superman. Non mi ha salvato. Nel mio quartiere eravamo veramente molto poveri, facevamo i giochi per fare un po' di soldi. C'era chi voleva lavorare e poi non è stato più nel nostro quartiere. C'è stato un periodo che in una compagnia come questa c'era un po' di gente e c'erano più spacciatori che consumatori per fare un po' di soldi. Perché visto che era facile, ma prendiamo il zetto, prendiamo qua, c'erano più spacciatori che consumatori. Una sera pioveva, sono usciti solo gli spacciatori. Ci siamo guardati e ho detto, che cazzo facciamo, eh? Facciamo degustazione. Se lo sono fumati tutti. Ma spesso di piove siamo usciti, non c'era più un cazzo. Io qualche tempo fa sono andato a Napoli a fare un premio di attore comico, premio Massimo Troisi. Non andavo, lì i quartieri sono un po' particolari, io non sapevo come si comportavano, quindi sono stato 4 giorni in albergo, perché avevo paura che mi dovessero sparare. Quindi se mi sparano almeno non me la sono andata a cercare, capito? In albergo, fanno i cazzi miei. Abbiamo fatto semifinale e finale. La semifinale c'era il fonico bravissimo, alla finale invece ce n'era uno che gli mancavano tutti i denti sopra e rideva. Che autostima che c'erano questi. Vai giù, vedi tuo amore dappertutto, quindi sei influenzato. Questo qui mi fa, ah, tu sei quello che deve vincere. Sì, devo vincere. No, ho scommesso 1.000 euro su di te. Se perdi me li dai tu. Minchia. In 3 parole questo mi ha impolato 1.000 euro, così. Senza niente, così. E poi ho perso, alla finale ho perso. Ho fatto un monologo della Barbie, che secondo me faceva ridere. Il monologo della Barbie dice, io sono da con bambina Barbie. La commessa voleva sapere per chi era, mia moglie, mia figlia, ha detto, ma per me, devo vedere, devo capire che cazzo ha fatto. Cazzo miei, fai la Barbie. E mi fa, ce n'era una che costava 39 euro, la Barbie va in palestra. Vedete, Barbie va in palestra, va in palestra, fa l'abbonamento per un anno. Conciotti. 40 euro, 40 bomb. Poi c'è la Barbie influencer, che te la devi portare a casa, devi fare almeno 3 storie su Instagram ogni giorno. Con la Barbie così, se no va in depressione, sono triste, non mi caga nessuno. Devo chiudere tutte le mie società, non vedo questo. Poi c'era Barbie indossatrice, che non deve fare niente se non è grassa. E poi c'era Barbie, invece la numero 1, costava 250 euro. Ma perché questa costa 250 e le altre 40? E un attimo mi fa, perché questa è Barbie numero 1. Ma perché costa 250 euro? Perché questa è Barbie divorziata. E comprende anche la casa di Ken. La macchina di Ken. La casa al mare di Ken. Non mi faceva ridere, cazzo. Non mi faceva ridere. Ho perso. Adesso 2500 euro, quello che ha vinto ha fatto un monologo di questo tipo, era di Napoli, 3000 persone ha fatto un monologo di questo tipo. L'altro giorno eravamo io, mia moglie e mio figlio, a un certo punto un pecciarello faceva la moglie, ah, oh, stiamo quando tu, ma lei, papà, stiamo quando, ehi, dai. Ah, ha vinto 2500 euro, io ho perso il Covid, sono tornato a casa, sono lì a Cosentino, vi saluto, ciao a tutti, buonanotte.